Immagino che dovrò dire delle cose intelligenti. Non necessariamente. Invece è necessario. Solo da giovani ci si può permettere di essere stupidi. La deliziosa stupidità dei giovani, come l'invidio. Mi sta forse dando dello stupido? Non offenderti, per carità. Il mio è un complimento, è un rimpianto. E poi non dimenticare che sono stato io a sceglierti per l'intervista. In fondo, tu non sei ancora un grande nome come giornalista. Dovrei ringraziarla? Forse. Cosa fa quando non scrive? Quando non scrivo? Beh, io scrivo molto poco, sai. Solo la mattina presto, dalle 7 alle 10. E poi mi muovo, cammino, passeggio. Come stiamo facendo adesso noi due? In Patagonia a volte camminavo per intere giornate, dall'alba al tramonto. Lo sai che mia madre era argentina? Certo che lo so, ho letto tutti i suoi libri. Non tutti, ma il risvolto di copertina. Nato a Napoli, internato a Dachau durante la guerra, ritornato nel paese materno alla fine degli anni 60 e recentemente si è ritirato sulle montagne svizzere. Perché? Non le piacciono le banche, la cioccolata, gli orologi a cucù. Non è il caso di sorridere, eh? Sono bellissimi gli orologi a cucù. Del resto, devo riconoscere che ho sempre avuto una perversa attrazione per la Svizzera. Io invece non riuscirei mai a vivere qui. Forse perché sono nato a Roma. Nessuno è perfetto. Tutti invecchiando cercano il caldo, il sole, il Marocco. Io preferisco il freddo. La neve, i ghiacciai. Sai almeno un po' di tedesco? Un po'. Oh, capito. Niente. Quasi niente, l'ho studiato a scuola. Io non ho mai avuto troppa considerazione per i giornalisti. Sempre a caccia di notizie. Come se le notizie servissero a qualcosa. Oggi però anche lei ha una notizia. L'assegnazione del premio Nobel per certi lettori è una notizia importante. Stupidi. Ma chi? Quella certa fascia di lettori. Il Nobel è solo un pettegolezzo. A parte l'assegno che, devo riconoscerlo, è abbastanza consistente. Viaggeremo in macchina. Hai qualche preferenza? Quando ero piccolo e giocavo con le macchinine, mi piaceva la Ferrari. Che volgarità. E adesso che sei cresciuto? Thank you.
Non ti sembra di guidare un po' troppo scatti? È una vita giovane e sportiva. Non so neanch'io perché ho deciso questo viaggio in macchina, quando ho 2 ore di aereo. E io in 2 ore come potevo fare il tuo ritratto? 2 ore sono poche per conoscere un premio Nobel. Vedevo Augusto da 30 anni e ho scoperto che avevo un figlio il giorno della sua morte. Un figlio giornalista. Un figlio giornalista che un giorno diventerà scrittore. Scrittore non si diventa, caro. Scrittore si nasce. Uno è scrittore come un altro gobbo. Si tratta di una deformazione della natura. Sei stanco? Ho fame. Ma dico, è un rutto. Lo so, non sono mica sordo. È la birra. E tu non berla allora la birra? Ma mi piace. E poi un rutto dà un tale senso di sollievo, di liberazione. È come dire vaffanculo. E sono in tanti a meritarlo, no? Sei molto spirituale, tu. Guarda la ragazza. Carina, eh? Ti piace? A te no. Adesso ti insegno un gioco. L'ho imparato da Hemingway. Stavi bene a sentire. Fräulein. Parli italiano? Un poco. Ho fatto la stagione a Ponico. €100 se sali con me nella tua stanza al primo piano. €200, non è poco. €200 svizzeri per salire con me al primo piano. Ti va? No, non è per la birra. È per salire con me nella tua stanza al primo piano. €500. E si accettava. €500 è un po' esagerato per una cameriera. Quante cose devi ancora imparare. Nei motel non c'è mai un primo piano. È un gioco crudele. Hemingway voleva vendicarsi della rispettabilità svizzera e ci è riuscito perfettamente col suo racconto. Tu di chi ti volevi vendicare? Io? Chi lo sa? Deciditi una buona volta. Sì o no?
è meglio un rifiuto di questa tua perpetua indecisione. Io mi sto ammalando. Tu non te ne rendi conto. Ma io mi sto ammalando. Quando non poter pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem. Stupido. Sei uno stupido. Sei arrabbiata con me? Tu cosa dici? Avrei voglia di graffiarti. Ma insomma, mi fai entrare, sì o no? Guarda, che era solo un gioco. T'avviso che io non ho un soldo. Te l'ho detto che sei uno stupido. Che idea. Quella di attraversare la Germania. È un paese con cui non riuscirò mai a riconciliarmi, anche se mi sono formato sui suoi scrittori. Ma tu sbadigli. Non hai dormito abbastanza questa notte? Anche la musica è essenzialmente tedesca. E Verdi? Verdi e la banda in piazza. Verdi sono le trippe al sole, grande, grandissimo, ma sempre trippe. Un vecchio poeta che ho conosciuto nella mia giovinezza ha scritto che tutti i personaggi di Verdi cantano divinamente con alito vinoso. Hai mai sentito parlare di Saba? Alberto Saba? Umberto Saba, come si fa a sbagliare il nome di uno dei più grandi poeti italiani del Novecento? Io sono già nel 2000. Queste strade le ho percorse tutte a piedi, dopo la guerra, quando ci hanno liberato dal campo di concentramento. Ci ho messo un mese per tornare in Italia, ma probabilmente è stato il mese più felice della mia vita. E assaporavo il gusto della libertà in ogni momento della mia giornata. Possibile che non riconosca più niente. Un bosco, una casa, una chiesa. Un pezzo di ferrovia, un ponte, una fabbrica. Cari tedeschi, avete sulle labbra la Grecia di Goethe, Majakovskij. I nostri però non erano cari. Immagino sarei stanco. Ti auguro la buonanotte. Buonanotte. Vorrei la stanza del signor Alessandro Menicanti, per favore. Che mi ha detto? Ma non è possibile, controlli meglio. È uscito.
Fiona Wilson? David. È una perdita di tempo, non è necessario. Se è necessario, no, questo lo decido io. Sei di cattivo umore? Andiamo. Mi piacciono i giardini. In una città sconosciuta, la prima cosa che cerco sono i giardini. I musei mi annoiano. Ma i giardini? Io invece guardo la gente. Mi diverto a immaginare le storie più inverosimili guardando le facce della gente. Quella donna, per esempio, sembra così amorevole con la sua creatura. Ma tutti questi baci e queste carezze esagerate servono per mascherare un sentimento di odio fortissimo di cui lei si vergogna. Quel bambino innocente è frutto della colpa. E le ricordo un momento di debolezza quando ha ceduto un ufficiale che poi naturalmente l'ha abbandonata. Fa la ricamatrice per mantenere il suo bambino. Ma non ci sono più ricamatrici oggi. E neanche le storie come questa. Tutte le storie sono già state raccontate. Non esistono più storie in assoluto. Se potessi ancora scrivere una storia così, storie come questa sarebbero piaciute a Schnitzler. E perché non la scrivi? È un discorso troppo complesso per un giovane illetterato come te. Voi altri giornalisti usate le parole per raccontare dei fatti, ma ci sono parole che risuonano, parole che cantano. E anche parole che ballano? Stupido. Ecco una parola che balla. Stupido, 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 Perché fai quella faccia? Che non mi piace essere preso in giro. Il mio era un discorso serio. Se c'è una cosa che detesto è la serietà. Non diventerai mai un vero scrittore. Si può essere seri come Rabelais. Che cosa ne sai tu di Rabelais? Mio salamino rosso, mio pezzo di battaglia, mio ciondolo, mio dondolo, mio rizzarizza, mio lecca-lecca, mio pendaglio da forca, mio gallo della checca. Andiamo, andiamo. Cosa ti è preso? Se la morte mi attraversa il cammino, io faccio un giro per evitarla. Liba, Alberto, sapevo che il tuo grande cuore non ti avrebbe fatto mancare alle esequie del nostro diletto Godfrey. Ha chiesto nel testamento di essere sepolto nella città del processo e delle bambole, come era solito chiamarla lui. Perché sei scappato, Lista? Non ti reggeva il cuore? Inge. Dimmi che verrai domani sera per la solita riunione che noi facciamo tutti venerdì. Godfrey sarebbe stato così felice nella sua nuova casa che ha fatto appena in tempo a vedere. Veramente, sono in viaggio con questo mio giovane amico, non credo che... Siamo tutti talmente fieri di te per il Nobel, my friend. Ci saranno solo dei vecchi amici e lo spirito di Gottfried aleggerà su di noi. Naturalmente verrà anche lui, quanto sarebbe piaciuto a Gottfried il tuo giovane protégé. Non avresti dovuto presentarmi come tuo giovane amico. Ma non lo sei. Io sono un giornalista che sta facendo un lavoro e che è pagato per questo. È solo una pazza.
Una ex attrice che deve recitare sempre, anche nella vita. Non puoi darle tutta questa importanza. Per giustificare il marito e adesso la memoria del marito, secondo lei tutti gli scrittori, tutti gli artisti sono omosessuali. È una vecchia pazza, te l'ho già detto. Eri molto amico di Gottfried? Abbastanza. Ci siamo conosciuti a Venezia, a un congresso del Pen Club. E poi siamo rimasti in rapporti epistolari. Ci siamo rivisti a Buenos Aires e a New York. Erano le sue fughe da Inghe, le sue grandi vacanze. Caro Gottfried. Non dovevi scappare dal suo funerale? Io detesto i funerali. Non piango più. Neppure quando muore qualcuno che conosco molto bene. Spero di non diventare come te. Tu hai ancora un battito cardiaco che accelera ogni minima sollecitazione. Ho detto battito cardiaco, non cuore. Sarebbe stato troppo sentimentale. Ma io sono sentimentale. Allora, non diventerai mai un bello scrittore. Lo scrittore lavora sui sentimenti come il chirurgo sugli organi malati, ma non deve mai lasciarsi coinvolgere dalla malattia. Mai. Ihr wisst, dass ich nie ein Nazi gewesen bin. Keiner von uns ist einer gewesen, wenn es darum geht. Weiß nicht, was du unterstellen willst. Es gab verschiedene Arten, kein Nazi zu sein. Mir wurden meine Bücher öffentlich verbrannt. Und über Jahre hinweg hatte ich Publikationsverbot. Und? Weiß nicht, worauf du hinaus willst. Auf gar nichts. Ich will auf gar nichts hinaus. Ich habe einfach darüber nachgedacht heute Morgen beim Rasieren, dass mich, wenn ich an die Nazi-Zeit zurückdenke, an die Braunhemden, an die Aufmärsche, so etwas wie ein beschämendes Bedauern überkommt. Wahrscheinlich, weil das alles mit meiner Jugend zusammenhängt. Ah, die Jugend. Gottfriedchen beklagte sich immer über diese Kraftlosigkeit der heutigen Jugend, mein lieber Gott. Naja, man sollte nicht verallgemeinern. Der Geschmack ändert sich. Wir sind doch Künstler und wir haben alle den Sinn für Schönheit, nicht wahr? In meinem Alter ist es der Wein, der das Fehlen der Liebe kompensiert. Ach, die Liebe. Mein Freund, warum spielst du uns nicht etwas vor? Ein Präludium, ein Lied, einen Marsch, was dir gefällt? Ich werde ein Lied spielen. Jenes, das unserem Gottfried besonders gut gefiel. Oh ja. Das vom jungen Seemann und dem alten Kutscher. So werde ich es dem Gottfried widmen. Traf ein junger Seemann auf einen alten Kutscher und er bat sich 50 Gulden für seine starke Liebe. Doch der Kutscher sagte schlau, kauft man nicht. Die Liebe.
un minuto di più mi sarei messo a urlare. E la vecchia cieca chi è? È mia nonna, una grande poetessa, forse la più grande di tutta la Germania. Io guardo le cose per lei, l'aiuto a vivere, le faccio compagnia. Vuoi sentire una sua poesia? In tedesco? Posso tradurla? Se ti fa piacere. Bisogna chiudere i libri, bruciare le carte, uccidere tutti gli affetti e far del cuore una tomba insensibile ai passi di chi sopra le cammina. Non è allegra? È una poesia. Come ti chiami? Alfonstein. E tu? Alessandro. Che cosa fai? Non vuoi? Non lo so. Sentiamo la nonna? Per favore. Si direbbe che hai qualcosa da dirmi. Ho rivisto Alfonsine, è innamorata di me. Ah, questo lascia supporre che devi aver fornito delle prestazioni davvero eccezionali. Sì, serio, per favore. Devo ammettere che Alfonsine è una bella ragazza. È anche molto ricca. Il proprio amore non si può mercanteggiare. Sai solo prendermi in giro. Ma si regala senza un soldo per un battito del cuore. Vogliamo scommettere che domattina l'avrai già dimenticata? Tu sei un acquario volubile e incostante come il moto delle onde. Ma tu cambi camicia ogni giorno. Hai notato? Io invece porto sempre le stesse cose. Quando uno è giovane può essere sporco, straccione, disordinato, è un suo privilegio. Ma se io non ho il vestito stirato come si deve e una camicia di bucato ogni mattina, mi sento a disagio, fuori posto. E non ti senti mai sporco dentro? Dentro non esiste. Io mi preoccupo solo dell'involucro, della forma. La forma è tutto. Devi aver ragione tu se ti danno il Nobel. Ma per me un grande scrittore deve commuoverti. Non c'è niente di più commovente della forma. E la tua è proprio deplorevole. Non ti sembrano un po' stretti? No, vanno bene. Die müssten 3 cm weit gemacht werden. Aber mein Herr, das wäre zu schade. Alessandro, hai fatto una conquista. Natürlich müssen die Goldknöpfe weg. Naturalmente. Lei conosce l'italiano? Io adoro l'Italia. Venezia, Firenze, Roma. Abbiate Grasso. Abbiate Grasso? Io sono stato molto felice a Abbiate Grasso. La preferivo coi bottoni d'oro, però. Che volgarità. Adesso sei perfino elegante. Ti manca soltanto la parola per essere vero. Ma io ce l'ho. Ma non è quella che dico io. La parola a cui alludo si chiama poesia. Ma non preoccuparti, parlerò io per te. Tu ti lascerai soltanto ammirare. Mi sono innamorato infinite volte nella mia vita, ma mai più con la stessa intensità di quando ho conosciuto tua madre. Quanti anni aveva l'ultima volta che l'hai vista? 25 o 26. Un vestito azzurro e un filo di perle. Perché non l'hai sposata? Io avevo la letteratura, mentre tuo padre non aveva niente. Sei sicuro che sia andata così?
Ti piacerebbe rivederla? Non credo che sarebbe una buona idea, né per lei né per me. Mi piacerebbe rivederla. Allora, cosa è successo? È scoppiata una gomma. È scoppiata nel momento giusto. Stavo diventando sentimentale. Non manca niente per festeggiare il tuo ingresso nel mondo della forma. Adesso è stato perfezionarla. L'arte è fatta di pazienza e di quotidiana applicazione. La riuscita immediata appartiene a pochi eletti. Vorrei essere uno di questi. Attento però, loro pagano con la vita. Infatti sono morti tutti in giovane età. Novalis, Kleist, Radiguet. Si può perdere la vita se ne vale la pena. Questo lo dici adesso perché sei giovane. Ma vedrai che col tempo... Mi ha riconosciuto. Io sono molto popolare, sai, qui in Germania. Anche la televisione in questi ultimi tempi si è occupata di me. Più vanitoso di un pavone. Mi sono sempre piaciuti i pavoni. Ti proibisco di guardarla. Cos'è, una tua riserva di caccia? Non dimenticare che tu hai Alfonsine. Oh, Alfonsine. Vieni anche. Ci chiede se può avere l'onore di prendere un caffè al tavolo del suo scrittore preferito. Hai visto? Qualche volta lo spirito può prevalere sulla carne. Su, falla lei, conducela qui. Vuol venire al nostro tavolo? Grazie. Non pensavo che Gottinga potesse riservarmi una sorpresa così felice. Sono io a essere felice e molto emozionata. Io ho letto tutti i suoi libri, sa? Naturalmente in italiano. Ho anche recitato in italiano Pirandello, la figliastra nei sei personaggi. Lei mi ha dato emozioni così forti, come se avessi ricevuto da lei una infinità di regali. Possiamo offrirle una coppa di champagne? Oh, mi dispiace, ma io sono astemia. Astemia è vegetariana. Una commensale molto triste. Caffè però, sì. Oh no, il caffè era solo una scusa per avere l'onore di conoscerla. Sapesse che grande gioia è per me. Non vorrei dire una banalità, quantunque a volte le banalità siano indispensabili, ma il suo sorriso mi ricorda quello della Gioconda. Oh. Würden Sie mir ein Autogramm geben? Oh, ja, natürlich. Dankeschön. Gerne. Das ist wunderbar. Così anche lei è una celebrità. Ah, non esageriamo. Sono solo una modesta attrice, una girovaga, una saltimbanca. Una sera qui, una sera là. È un mestiere molto faticoso. E i suoi compagni? Non ho compagni. Porto in giro per le principali città tedesche una serie di monologhi tratti dai nostri classici. E poesie. Qualche volta canto. È commovente. Perché? Lei è una giovane donna molto coraggiosa. Recitare i classici richiede coraggio. Molto coraggio. Fernab liegt die Welt, versenkt in eine tiefe Gruft.
Wie wüst und einsam ihre Stelle. Lungo le corde dell'anima vibra profonda tristezza. Fahnende Erinnerung. Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume. Effimere gioie e caduche speranze dell'intera lunga esistenza giungono in grigie vesti come le brume del vespro dopo il tramonto del sole. Ich schaue dir ins tiefe dunkle Auge, sehe nichts als Lieb und Seligkeit. Wir sinken auf der Nacht Altar, aufs weiche Lager, die Hülle fällt. Und angezündet von dem warmen Druck, erglüht des lieben Opfers reine Glut. Credo che andrò a dormire. L'accompagno. Io resto a finire lo champagne. Buonanotte. Io e l'imperatrice, con Lillian Harvey e con Rabbeit. Li conosci? È un vecchio film che ho visto da bambino con mio padre. E lei è così giovane, Cristina. Volta. Mi chiedo se in questi anni non ti ho idealizzato. Se mi sono innamorata di un corpo o di un'ombra. E se il tuo talento, che è indiscutibile, perché lo sappiamo tutti che è talento. Mi chiedo se questo tuo talento non ti allontana da me. Alessandro! Non fai altro che sbadigliare. Ho sonno. Neanche mal di testa, colpa del tuo champagne. Hai sonno e mal di testa perché passi le notti in bianco a sedurre le attrici. Io sto per morire e tu passi la notte a letto con le attrici. Non essere ridicolo. E non ti mischiare nella mia vita privata.
Io non mi immischio, ma non posso fare a meno di osservare e giudicare. Sei tu che hai seduto Cristina. Io ho solo completato la tua opera. Non sarei mai un artista. Esaurisci tutta la tua forza vitale nell'eiaculazione. Non ti resta niente da sublimare. Sei un vecchio pedante. E tu sei un giovane presuntuoso. Se non eri così vecchio, ti darei un pugno. Fossi. Cosa? Se non fossi così vecchio. La consecutio temporum è importante. Qualche volta mi pento di avere accettato la proposta del tuo editore. Viaggiare con te è diventato un incubo. Guarda che sono io che ho fatto la proposta e il tuo nome è al mio editore. Su, facciamo la pace. No. Non vorrai litigare per la consecutio temporum. Quello che non riesco a sopportare è il tuo modo di trattarmi. Non sono tuo figlio. E anche se lo fossi, non sono un bambino. Non sarai un bambino, ma tu hai tutto da imparare da me. Eh? Sai una cosa? Il nostro viaggio finisce qui. Non dovevano darti il Nobel, ma l'Ignobel. Alessandro! Vuoi continuare col tuo striptease? Ma Alessandro! 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 Chissà se era Alessandro o soltanto qualcuno che gli assomigliava. Lo rivedrò ancora prima di... Alessandro, ma se puoi sapere che cosa fai? Come vedi, torno in Italia. Scendi subito da questo treno. Che cos'è, un ordine? Vuoi che mi metta in ginocchio? Insomma, vuoi sì o no scendere da quel tuo maledettissimo treno? D'ora in poi ti lascerò fare tutti gli sbagli che vuoi. Intendo gli sbagli sintattici e grammaticali. Per fortuna ho conservato i tuoi vestiti. Ti cambierai in treno. In treno? E la macchina? Viaggerà con noi. Anche la torta di cioccolata con la panna. E una birra. Tante... cioccolata in torta,
Mezzane. Und ein Bier. Cos'è che non va? Ma andiamo. Non si può chiedere una birra con una torta di cioccolata. E per di più con la panna. Sarebbe come ordinare del barolo con la spigola. Chi ti ha insegnato queste cose? In gran parte la letteratura. In piccola parte la vita. Lo sai che oggi si scrivono dei saggi sulla cucina di Proust? Marcel Proust. Ti dice niente questo nome? Scommetto che alle mie spalle c'è una bella ragazza. Come l'hai capito? Perché i tuoi occhi sono ridenti. E non certo perché ho nominato Proust. Ormai conosco la tecnica. Il tuo disarmante sorriso è il primo passo. Poi, con la scusa di chiedermi un autografo, lei si darà al nostro tavolo. E se non ti riconoscesse? Improbabile. C'è una mia fotografia in prima pagina sul giornale di oggi. Questa sera avrai compagnia. Spero almeno che sia carina. È molto carina. E adesso? E adesso cosa? Cosa farai questa notte a Amburgo, primo porto della Germania? Giocherò a scacchi con te. Der Herr statt des Bieres nimmt ein Glas Weißwein. Adesso ti insegno un trucchetto. Appena ti porterai il vino, tu lo assaggerai e gli dirai che sa di tappo. Ma non una volta sola, lo faremo impazzire. Te l'ha insegnato Hemingway. Radiché, se vuoi fare colpo al tuo primo incontro con una donna invitandola a cena, questo è un sistema infallibile. È la terza volta che vinco. Non c'è gusto a giocare con te. Ci vuole troppa concentrazione per gli scacchi. Abbiamo giocato a scacchi, a dama, a tavolo mulino. Abbiamo guardato la televisione. Ci siamo blandamente annoiati. Cosa possiamo fare? Piano, lo suona anche molto bene. Non l'avrei mai immaginato. Non sai molte cose di me. Beh, quest'ora non ci resta che andare a dormire. A quest'ora? Alle 11 non riuscirei a dormire. Farò due passi. Allora vengo con te. E perché? Per capire una buona volta cosa significa nel tuo linguaggio cifrato fare due passi. Thank you.
English American, French, Italian, italiano, grande scopatore, una ragazza bella, bionda, rossa, paradiso, l'inferno, che io posso accompagnare, no, no, cosa sfogliere? Non sai cosa perdere, fratello! Non sai cosa perdere! Non dovevi colpirlo. Non c'era bisogno di essere così brutali. È solo un rifiuto umano, spazzatura. Un uomo, qualsiasi uomo, non è mai spazzatura. Quello è spazzatura, credimi. Andiamo nelle Antille? Questa la chiamano vodka. Alcol di qualità scadente. E tanto fumo. Ma come possono piacerti queste cose? Fanno parte della vita. Se questa è la vita, può anche darsi che senza accorgermene io sia già morto da un bel pezzo. Non potresti abbandonarti e lasciarti coinvolgere dalle cose? Ma di quale cosa stai parlando? Un po' di tutto. Della cantante, della vodka scadente, di noi due qui stasera. Preferirei starmene allungato su uno sdraio nel mio giardino. Del resto il mio ideale, il mio modello è stato sempre Robinson. Sì, Robinson Crusoe. È il personaggio con cui mi sono sempre identificato. L'isola, è l'isolamento e niente donne. Le donne sono solo una distrazione per lo scrittore. Deve essere molto triste la letteratura. Ma tu potresti essere il mio venerdì. Un selvaggio? Ma certo. Un giovane selvaggio, un selvaggetto. Potrei anche offendermi. Perché? Le parole contano meno del tono con cui le pronunci. E il mio è un tono talmente affettuoso. Sarà sicuramente per te. È per te, da quella brunetta. È molto carina. È molto bella. Ja. Natürlich. Sì. Mi ha riconosciuto. Ha visto la mia fotografia sulla copertina di un libro. Anche se non l'ha letto il libro. Essere riconosciuti da una prostituta è la massima gratificazione che può ricevere uno scrittore. Quanto vuole? Come sei venale. Quanto ti ha chiesto? 500 marchi. Fossi in te li spenderei. Non c'è più. Me lo ho rubato. Eppure. Eppure cosa? In fondo sono io che mi sono fatto rubare il portafoglio. Sono io che ho guidato la mano di quel poveretto. Ma cosa racconti? Sto dicendo che evidentemente volevo essere messo nella impossibilità tecnica di aderire alla proposta di quella seducente figliola. Ti capisco.
C'è molta confusione anche in me, non credere. Ma è un antico vizio quello di voler fare chiarezza. Mi è venuta sete. Anche a me. Ma non ho più il portafoglio. Per una volta sarò io a offrirti da bere. Beh. Piazzolla, l'hanno messo per te. Qualche volta mi chiedo perché non sono rimasto a Buenos Aires. Perché potessimo incontrarci. Finirai per ubriacarti e di birra poi. Meglio del tuo champagne. La birra riempie la vescica, ma risparmia la testa. Abbassa la voce, per favore. Perché? Non mi sembra il caso di mettere al corrente tutti i clienti di questo rispettabile locale sullo stato della tua vescica. Allora, Freunde! Guarda, spazzatura! Aufhören! Aufhören! Hör dir nicht auf! Aufhören! Polizei! 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 Ma non arriva il commissario. Sono solo le 6 di mattina. Se ci va bene, ne avremo ancora per 2 ore. E intanto il signor Spazzatura se l'è svignata col tuo portafoglio. E magari adesso sta con la brunetta del Trinidad. Più che altro mi dispiace per i documenti. Pensa un po' se si presentasse alla cerimonia della premiazione con la mia carta d'identità. Devo aver preso le polci. Mi serve una doccia. Conosco qualcosa di meglio. Per fortuna ho lasciato il libretto degli assegni in albergo. Aufstehen! Der Herr Kommissar ist gekommen! Non credo che ti seguirò più nei tuoi 2 passi notturni. È troppo pericoloso per un rispettabile scrittore della mia età. L'arte non conosce età. Un artista può permettersi tutto. Bravo. Vedo che hai imparato bene la lezione. Sono straordinari questi tedeschi. Non dimenticano mai l'esigenza dello spirito. Anche quando mandavano ebrei e zingari a milioni nelle camere a gas, c'era sempre della buona musica per accompagnare il massacro. Non è un po' fredda, è gelata. Meglio, così la reazione è più forte. Vuoi farti massaggiare da una bionda valchiria? Che genere di massaggio? Un massaggio. Come una rosa, è una rosa. Non capisco. Se tu avessi letto Gertrude Stein. Hai sempre da criticare, tu. Ma che cosa ti sei messo in testa? Di essere una specie di padre. Devo ammettere che mi piacerebbe. Scordatelo. Ecco fatto. Senta, vorrei farle una proposta. Una proposta? Nein, venite con me. Dove mi porti? In stanza primo piano.
Il mio amico non è salito al primo piano. Tuo amico molto generoso. Ma cosa fai? Quello che ha chiesto tuo amico, dato 500 marchi per portare te qua. Dimmi tu se potevo immaginare che c'era un primo piano. Del resto mi ha truffato, era una specie di soppalco. Spero almeno che ne sia valsa la pena. Una rosa è una rosa è una rosa. Una rosa che mi è costata 500 marchi. Una rosa... Amore, amore, amore. Devo darti una brutta notizia. E mi svegli per darmi una brutta notizia? Ormai siamo in riserva e non vedo niente all'orizzonte. La tua solita imprevidenza. Prima o poi doveva capitare. Se restavamo a Amburgo non capitava. Anche questo è vero. Ma invecchiando si diventa impazienti. Non si riesce più a star fermi in nessun posto. E poi volevo vedere Travemünde, la spiaggia di Thomas Mann. Italiano, benvenuti, venite per lo spettacolo? Siamo rimasti senza benzina. Oh. Questa non è una problema, di benzina ne ho quanta ne volete. Io mi chiamo Gustav Herling, sono il gestore e il proiezionista, amo l'Italia. Ma come? Lei vuol dire che il cinema funziona ancora? Naturalmente, se ho detto, io sono il proiezionista. Questa sera farò uno spettacolo per voi e per altri pochi amici. Oggi è un giorno speciale, un gran giorno. E voi avrete il privilegio di assistere a qualcosa di memorabile. Volete favorire? Deve essermi rimasta una bottiglia di Sligovitz. E oggi dobbiamo festeggiare. Questa sarà il mio ultimo spettacolo. L'ultima volta che metterò in moto la macchina da proiezione. Abbandono il campo. Per favore, accomodatevi. E pensare che 45 anni fa questo è il drive-in più grande e più famoso della Germania del Nord. Una sera, verso le fine degli anni 50, ho contato più di 200 macchine. Ma adesso funziona regolarmente? Io mi ho imposto una regola. Faccio lo spettacolo solo se ci sono almeno 5 macchine. Per meno di 5 penso che non sarebbe dignitoso. E anche il cinema deve salvaguardare quel poco di dignità che gli resta. Tutta colpa della grande criminale. Che criminale? La televisione, è ovvio. Moriranno tutti di cancro guardando la televisione. Non vedo il nesso. Infatti non c'è, ma bisogna seminare il panico. Spargere notizie insensate e catastrofiche. Ich hasse la televisione. Hitler era un dilettante di fronte alla grande criminale. A proposito, ma la sua faccia
L'ho già vista, proprio la televisione. Dunque, deve essere piuttosto famoso. Politico? No, andiamo a ritirare il Nobel per la letteratura. È lui ovviamente che lo ritira, io sono solo l'accompagnatore. Che grandissimo onore riceverla in casa mia. E che fortunata coincidenza proprio stasera. Io non mi intendo di letteratura, io conosco solo il cinema, ma immagino che il Nobel sia un po' come l'Oscar, in un certo senso. In un certo senso. Purtroppo non posso offrirvi niente da mangiare, neanche una crosta di pane, neanche una aringa affumicata. Ho finito tutto e ho esaurito le provviste. Del resto, fra poco comincia lo spettacolo e noi siamo qui per questo, no? E se non arrivano le quattro macchine mancanti? Quelle che rendono dignitosa la cerimonia? Arriveranno, arriveranno. Questa sera non si paga per il biglietto. È una occasione speciale, un spettacolo a inviti. Ci sarà il postino di Neuenkirchen che arriverà come sempre con il suo camioncino. Ecco, è arrivato. Lui arriva sempre in anticipo. Poi ci sarà il pulmino con i paralitici della casa di riposo di Weidendorf, i coniugi Arbeiter, i fidanzatini Leo e Luise e Fritz. Fritz è un fedelissimo, anche se il suo mezzo di locomozione è un po' particolare. In che senso? Fritz guida un carro funebre. Finalmente il buio. Io amo molto il buio. Forse perché in pratica ho passato la mia vita al buio. In una cabina di proiezione. Anche la guerra l'ho fatta al buio. Ero nel vostro bel paese al seguito delle truppe del maresciallo Kesselring. Io non ho sparato un solo colpo di fucile, ma mi sono fatto tutta la ritirata da Cassino alla linea gotica fino al Brennero. E portato in salvo il mio proiettore. Ma la storia è vecchia e noiosa. Kesselring è noiosa. Oggi interessa solo la nuova Russia e il Papa polacco. Cosa ne penso di questo Papa? Niente, non penso niente. Io non ho troppa simpatia per i polacchi. E io non ho troppa simpatia per i papi. Sta guardando la mia collezione di ricordi. Quella è Helena Baumgarten. Mia madre è stata una stella del muto. È morta con l'avvento del sonoro, cancro alla gola. Una morte metaforica, si potrebbe dire. No. La morte non mai è metaforica. Io ho grande rispetto per la morte. Doveva essere molto bella. No. Non è molto bella. Era divina. Ma lei è troppo giovane per averla conosciuta. Questa è la prima volta che qualcuno mi dice che sono troppo giovane. Questo è il mio regno.
cui sogno e faccio sognare. Non capisco Fritz. È di solito così puntuale. Siamo noi, dunque possiamo cominciare lo stesso. Siamo cinque, no? La dignità salva. No, senza Fritz niente spettacolo. Se lei è così gentile da fornirci la benzina. Ogni cosa ha suo tempo. Anche la benzina ha suo tempo. Comincerò con un fuori programma. Una piccola cosa che ho montato io stesso in questi lunghi anni di inattività. Sarò molto lusingato di ricevere l'attenzione di un premio Nobel. Ecco, Fritz. Riconoscerei il motore del suo furgone fra mille. Adesso il spettacolo può cominciare. Ja, dieses Kino war mein Leben. Das alte Kino, meine Wirklichkeit, war meine Liebe, meine Passion, Sucht, Laster, Leidenschaft und Religion. Dies ist der letzte Akt. Per me pazzo. Completamente pazzo. Tutto ciò è molto prustiano. Più alla ricerca del tempo perduto, di così. Mit eines Löwenbrüllen mache ich mich auf der Fahrt. Der Gong ertönt und ruft mit Dunkel vorbei. Alessandro, fuori! Wasser! 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 Die letzte Vorstellung. Der Schwanengesang. Ein großartiger Tod. Wagnerianisch. Seiner würdig. La benzina. La nostra benzina. Thank you.
dove vuoi arrivare. Al successo. E poi? A un successo ancora più grande. Ma non ti rendi conto che è la tua vita che tu stai perdendo giorno dopo giorno. Ma non ti rendi conto che stai perdendo tutte le persone che ti vogliono bene? Ma non ti rendi conto che mi stai perdendo? Oggi, mentre tu non c'eri, non ti chiederò dove sei stato. Lo so. Mi sono sentito di colpo così solo. Mi dispiace, ma è stata una sorpresa per me incontrare Cristina. L'aspettavo domani. È stata una sorpresa per tutti. Robinson aveva un'isola per lui, mentre io avevo solo una squallida stanza d'albergo. A 5 stelle? Una stanza d'albergo è sempre squallida se non sei in compagnia. Per disperazione mi sono attaccato al telefono. Un vantaggio che Robinson non aveva. Già. Ma mi sono accorto che non avevo nessuno a cui telefonare. Gli amici sono tutti morti o spariti. Così ho chiamato il mio editore. Non è un amico, ma ci conosciamo da moltissimi anni e ci lega un rapporto di reciproca sfiducia. Non riesco a dimenticarmi di Gustav e di come wagnerianamente si è congedato da noi. Ma purtroppo, per fortuna, io non sono un wagneriano. Indosserò la marsina, sorriderò ai fotografi, incasserò l'assegno. Ti piace Brahms? Vorrei farti un regalo. Perché? Perché tu non hai un cappello. E in questa città oggi piove. Saba diceva che la smania di far regali nasconde sempre una profonda, riprovevole avarizia. Umberto Saba, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento. Ho imparato la lezione. Trovare, quando la vita è al suo declino, il raggio. Primo l'abbeò, un amico, è il bene che mi fu dato. Siamo fortunati. Due poltrone in terza fila e centrale. Sei tu che sei stato fortunato. Avrai l'impressione che reciti solo per te. Sei un giovane fortunato. E i fiori? Dovrai pur mandarle dei fiori. Un fascio di rose. Ti raccomando il lilla. Sono romantici e profumati. Pensavo a delle rose rosse. Lilla. Denn jetzt steige ich in meinen Busen nieder. Gleich einem Schacht.
und grabe kalt wie Erz mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutrig in der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl. Tränk es mit Gift sodann, heiß ätzendem der Reue durch und durch. Trag es der ewigen Hoffnung Amboss zu und schärf und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust. Wieder. Nun ist's gut. I tuoi fiori. I tuoi. Andiamo da lei. La mia serata finisce qui. Lo sai che in genere vado a letto presto. Solo un minuto, giusto per farle piacere. Lo sai quanto ti ammira? Anch'io l'ammiro molto. Ci ammiriamo molto tutti e due. Va, non farci aspettare. Che scriverà domani sul giornale. Ma insomma, si può sapere che cosa hai da guardare? Da quando mi sono messo in viaggio con Alberto, ho scoperto il paese della vecchiaia. È un paese triste. Senti, io non voglio discorsi tristi questa sera. Adesso mi voglio divertire. E ci divertiremo. Vedrai che ti piacerà. Ça sent le bouchon. Je m'en occupe, si. Radiqué, le diable au corps. Piangere, Alberto. Però non tornare mai più. Travemunde è stata una delusione. Non bisognerebbe mai visitare luoghi che hai scoperto leggendo un libro. I Puddenbrook. Un grande libro. È diventato il nome del ristorante del nostro albergo. E sul menù trovi una fotografia di Thomas Mann. A questo serve la celebrità. Non solo. Sì, giusto. Devo farti la lezione. Come invidio quel vecchio proiezionista.
chi ha scelto di morire nel rogo delle sue illusioni, dei suoi sogni, dei suoi rimpianti. Io non sarei mai capace di un gesto così stoico. Io volo basso, amico mio. Volo basso. E il mio destino è mediocre. Non ti basta il Nobel? L'imbalsamazione di un successo a volte può essere peggio di un fallimento. Vuoi correre? Vediamo chi arriva prima laggiù. Se vuoi. Alla tua età nessuno mi batteva nello scatto. Ti batterò io. Pronti? Uno, due, due, tre! Tu me volevi ammazzare. Del resto è normale che i giovani vogliono ammazzare i vecchi. Non aspettano altro che prendere il loro posto. Non è possibile. Salve! Dunque, è proprio lei. Per un attimo ho pensato a un'allucinazione. Dico la verità, è sorpreso di incontrarmi qui. Sì, direi di sì. Pensavamo tutti che lei fosse morto. Ma io sono morto. Altrimenti come potrei permettermi questo viaggio? Mi spiega un po' il mistero della sua resurrezione. La mia resurrezione fa rima con assicurazione. L'avevo sottoscritta per lei, la mia cara nipotina. Ma nel mio inguaribile egoismo non riuscivo a sopportare che solo lei ne avrebbe goduto i frutti. Cospicui frutti. Andiamo che fa freddo. Così ho pensato che Harlan mi avrebbe potuto dare un mano. Chi è Harlan? Ma com'è? Fritz Harlan, il conducente del carro funebre. Una degnissima persona, ingenua e romantica, anche se ha avuto un passato un po' turbolento. Era sorvegliante a Bergen-Belsen. Io ero a Dachau. No, non mi dica. Schulze, il consigliere Schulze, era stato un pezzo grosso del partito e la sua salma è servita egregiamente allo scopo. Fritz lo stava riconducendo nella città natale per il funerale di Stato. È chiaro che non ho ritenuto necessario informare Fritz del trafugamento. Un corpo carbonizzato è un corpo carbonizzato. Schulze aveva più o meno la mia corporatura. Ho riempito la bara del consigliere con della vecchia pellicola. La pellicola è pesante, sa? E così anche il cinema ha avuto compianti e musica. Il funerale di Stato. Sembra una storia incredibile. Tutte le storie sembrano incredibili quanto capitano nella vita, ma ci ha mai pensato? Acquistano subito credibilità appena vengono trasportate sullo schermo. E adesso cosa farà? Penso che andremo a mangiare, vero Gretchen? La mia nipotina ha un appetito formidabile. Mi farebbe l'onore di essere ospite alla nostra tavola con il suo nipote. Non è il mio nipote. Oh, ad una certa età sono tutti i nostri nipoti. Eh sì, il cinema per me è stato una grande scuola di vita. Anche una scuola di morte, potrei dire. Tutto quello che ho imparato, l'ho imparato facendo il proiezionista. Senza il cinema, senza il film nero americano, senza quelli inestricabili, grovili, appassionanti e incomprensibili, non credo che mi avrebbe venuto in mente di mettere in scena la mia morte, di truffare la compagnia di assicurazione.
È una storia che avrebbe potuto interpretare Robert Mitchum o anche Fred McMurray. Si ricorda Double Indemnity? Credo che anche al grande Orson Welles non sarebbe dispiaciuto un intreccio come il mio. Penso soprattutto alla signora di Shanghai. Cosa le dice? In fondo me l'ha suggerito lui. Io l'ascolto con ammirazione per la sua intraprendenza, ma anche con un certo disagio. Purtroppo sono un inguaribile moralista. Allora, le sue preferenze cinematografiche andranno sicuramente a Dreyer, Bresson, Antonioni. Ho indovinato? Hai indovinato. Io invece preferisco John Ford. Gli indiani, le cavalcate, l'azione. Non mi ha ancora detto che cosa farà. Quali sono i suoi progetti per il futuro in questa sua seconda vita, se così possiamo chiamarla? Dica la verità. Lei mi disapprova. Ma no. Ebbene, per un po' viaggeremo, ci spingeremo all'estremo nord della Finlandia. Ho sempre provato una strana attrazione per questo paese. Forse proprio perché non ho visto un film finlandese. Per me la Finlandia è l'ignoto. Poi cercheremo una tranquilla isoletta del Pacifico, una grande spiaggia bianca con gli alberi di coco, anche se alla mia età il mare ormai non mi dice più niente. Ma Grecia va pazza per il mare, per il sole. Io suonerò l'ukulele, come in un vecchio film con Ginny Raymond e John Crawford. All I do is dream of you. Le sta guardando la mia cravatta, vero? Giovanile, non trova? Beh, sì, certo. Viene dal suo paese, un regalo di Grecia. Lei adora tutto quello che è italiano. Ha anche avuto un fidanzato di Napoli. Salerno. Salerno, Napoli. Faceva delle pizze straordinarie e anche stava per farle un bambino. In che senso stava per farle? Nel senso che l'ho fatta abortire, naturalmente. Qui dentro si soffoca. Poi il cibo è schifoso. Vado a fare un giro. Mi accompagni? Sono proprio una bella coppia. Non è geloso? Ma no. Per niente. Perché dovrei essere geloso? Mi basta essere vivo. Quanto tempo credi che gli resti a vivere? A chi? A Gustav. Penso che anche tu ti farai le stesse domande col tuo vecchio. Guarda che sei fuori strada. Smetti di fare la commedia. Che commedia? Non dovrebbero esistere i vecchi. A che età bisognerebbe morire? 40 anni mi sembrano già troppi. Ma ti rendi conto che lui ne ha quasi 80? Retshjælpen indledte i går efter at 9 mennesker tidligere på måneden er blevet dræbt og 20 andre såret i byen. Der er det. Aveva ragione, Svevo. La vita è proprio originale.
En kanal, en bro, et palæ med trapper og søjler. Allora, l'hai letto? Non dici niente? Cosa vuoi che ti dica? Hai fatto un lavoro di primo ordine. Per un giornalista è facile quando il materiale è di primo ordine. E sarei io di primo ordine? Preferisci Super come la benzina? Pensavo una cosa. Se davvero vuoi metterti a scrivere, potresti diventare una specie di segretario. O, se preferisci, una specie di figlio con mansione di segretario. Credo che sarebbe un'occasione per te. Non mi sembri troppo entusiasta. Il patto era di separarci a Copenaghen. È un patto che si può rompere facendone uno nuovo e definitivo. Non mi sono mai piaciute le cose definitive. Poi Cristina mi aspetta a Parigi. Debutta la settimana prossima con una lettura di poesie. Ce n'è anche una mia. Una tua poesia? Prima il pianoforte. Adesso anche la poesia. Non finirai mai di sorprendermi. La vuoi sentire? Ma certo! Bisogna chiudere i libri, bruciare le carte, uccidere tutti gli affetti e far del cuore una tomba insensibile ai passi di chi sopra le cammina. È bella, molto bella. E questa è la tua reazione ai miei complimenti? L'ha scritta alla nonna di Alfonsine, la poetessa cieca. Insomma, mi hai preso in giro. Adesso sei tu che meriteresti il premio Nobel. Questi fotografi. Un mio amico. Un vecchio amico diceva che a una certa età, davanti all'obiettivo di una macchina fotografica, bisognerebbe coprirsi la faccia con la mano, come fanno i criminali. Perché? Perché anche la vecchiaia è un crimine. Questo voleva dire il mio amico. Lui si è ucciso. Ma non ha riscosso nessuna assicurazione. Cosa ne dici? Non ho parole. Una cena sontuosa. Una cena d'addio deve avere sempre qualcosa di memorabile. Gli antipasti non eccellenti. E lo champagne d'annata. Almeno ti ho insegnato a ordinare decentemente una cena. Potrà servirti a Parigi con Cristina. Addio, Alessandro. Perché addio? Ci rivedremo un giorno. Un giorno? O l'altro?
Tammy! Alberto, come sei diventato vecchio? Vorrei non avere questa faccia. Vieni qui. Perché non hai voluto un figlio da me? Io sono sempre scappato. In Argentina, in Svizzera. E nelle parole. Però sei arrivato dove volevi arrivare. Lo credi davvero? Det är naturligt att man i en sån här situation är ledsen. Man ska vara ledsen. Men det är exakt samma sorgarbete som man har när man hör gått bort. Andrò a ritirare il Nobel. Non andrò a ritirare il Nobel. Andrò a ritirare il Nobel. Non andrò a ritirare il Nobel. Nobel. Ignobel. Nobel. Ignobel. Nobel.